La Juventus dopo anni ha capito che il problema era fondamentalmente in un reparto, sia quello di centrocampo, e ha individuato il problema e cercato di risolverlo, soprattutto attraverso un acquisto. In particolare dobbiamo analizzare oggi qui su Facciamo News Sport perché sta cominciando a prendere piede tra i tifosi la Douglas Luiz mania. E attenzione, che ci sono dei risvolti. Analizziamoli insieme oggi qui su Facciamo News Sport. Io vi ricordo che ogni giorno sarete aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera costante, in maniera gratuita. Quindi se vi va, iscrivetevi al canale e lasciate like ai contenuti. Andiamo a quella che è la situazione di oggi. Perché? Perché nelle ultime amichevoli si è vista una Juventus sul pezzo, si è vista una Juventus che ha ripreso ritmo e soprattutto si è vista una Juventus che è stata trascinata finalmente da un centrocampista. Questo non capitava da anni, questo non capitava dai tempi d'oro in cui c'erano grandi centrocampisti del calibro di Pogba, il primo Pogba, Pirlo, Vidal, Marchisio. Dopo c'erano stati dei giocatori importanti come Pjanic, come Khedira, come Matuidi, ma mai a quel livello là. Douglas Luiz, fin dal suo arrivo, ha dato la percezione di essere un giocatore diverso, di un altro livello. Quando tu vedi Douglas Luiz toccare il pallone, quando tu vedi Douglas Luiz ricevere il pallone, ti rendi immediatamente conto che quello è un giocatore di un altro, di un'altra, è un'altra roba rispetto ai compagni. È un'altra categoria, soprattutto, ed è una di quelle situazioni di mercato che sono, secondo me, le più affascinanti. Perché si sta quasi negli ultimi giorni un po' sminuendo l'acquisto di Douglas Luiz, dicendo se non ci fosse stato l'Aston Villa a, tra virgolette, proporterlo, tu non l'avresti preso. Io non sono esattamente d'accordo. Perché? Perché il mercato si fa anche attraverso le occasioni, lo si fa grazie a quelle situazioni di mercato e quelle occasioni che vanno colte. Trovi una società che è in difficoltà in quel momento, ha bisogno di vendere, compri tu. Vedi un giocatore che è in scadenza, te lo prendi tu. Trovi un giocatore che ha un anno alla scadenza, trovi un accordo alla cifra più bassa. Questo è essere bravi. Non vuol dire prendere 100 milioni e investirli per un calciatore, perché su quello sono bravi tutti. Lui, Giuntoli, è stato bravissimo a cogliere l'occasione, addirittura inserendo due giocatori inizialmente, che erano Heening e McKennie, che erano chiaramente fuori dal progetto. Con McKennie la situazione poi si è complicata a tal punto da far saltare tutto. La Juve lì è stata brava a inserirne un altro calciatore, ossia Enzo Barnechea. Questa è un'operazione, a mio avviso, magistrale, perché porta nelle casse della Juventus un ottimo giocatore a una cifra sostenuta. Tutti parlano di 50 milioni, la Juventus più di 25 non ne ha spesi. C'è però un fattore: con Douglas Luiz tu hai un doppio giocatore, anzi, forse tre giocatori, perché lui giocherà e partirà da mediano davanti alla difesa. È vero però anche che nell'amichevole tra la Juve A e la Juve B, si chiama Juve contro Juve Next Gen, ma a me piace ancora chiamarla come ai tempi di Villar Perosa, Juve A contro Juve B. Abbiamo visto un brasiliano a tutto campo. E con Thiago Motta è difficile dare dei ruoli prestabiliti perché il continuo movimento, la continua interscambiabilità dei calciatori ti porta a non avere dei ruoli fissi. Però di base lui dovrebbe giocare da mediano. È vero anche però che in quella partita in cui c'è stato come mediano Manuel Locatelli, non di certo il calciatore più amato in questo momento della rosa della Juventus, va detto, con Locatelli e Thuram a far filtro avanti la difesa, era proprio Douglas Luiz a supporto delle punte. Non a caso è stato lui a imbeccare più di una volta proprio il buon Dusan Vlahovic. E questo fa e farà di Douglas Luiz un giocatore essenziale per questa rosa. Perché può fare il mediano, può fare il trequartista a supporto della punta, ma è un trequartista tipico perché è un trequartista che trovi in difesa ma che poi trovi in attacco costantemente e continuamente. E poi lo puoi trovare anche in difesa, sì, perché Thiago Motta nella sua conferenza stampa, quando ha presentato proprio diciamo Douglas Luiz e ha parlato di Douglas Luiz, ha detto: Douglas Luiz è un giocatore totale che ho voluto fortemente, a volte potrà giocare anche in difesa. Cioè, questo per farvi capire la qualità di questo ragazzo e la diciamo la complessità di questo calciatore. Cioè un giocatore forte, completo e davvero in tutti i tipi di ruoli. E soprattutto è trascinante. Io ho la percezione che la presenza di Douglas Luiz in questo centrocampo migliorerà tutti. Per esempio, Kefren Thuram è un giocatore forte, lo vedi, è un giocatore di qualità. Ma quando è in campo, in queste amichevoli, si è notato fin da subito che è forte, crescerà tanto,
è qualitativamente parlando un giocatore interessante, ma non ha quella personalità trascinante che ha Douglas Lewis. Cioè, quando tu vedi un giocatore vicino a Douglas Lewis, il suo compagno di squadra lo riconosce come giocatore importante ed è, gioca meglio, la giocata è più fluida, la giocata è più serena. Questo nel calcio conta. Un giocatore quando è frenetico, quando è frettoloso, il compagno si fida meno di te e quindi tende a darti non subito il pallone, cerca che tu sia sicuro della tua posizione. Con Douglas Lewis no, hai la percezione che anche un pallone sporco lui te lo riesce a pulire, anche una situazione complicata lui te la riesce a semplificare. Giocatore totale, secondo me un giocatore molto molto completo. Viene da 10 gol e 10 assist in Premier League, quindi parliamo di un giocatore che anche in Serie A non so se potrà ripetere questi numeri, perché lui ha calciato tanti rigori e tante punizioni. Però è vero anche che parlando anche in questi giorni in varie trasmissioni, io più volte ho ripetuto occhio, perché non mi sorprenderebbe qualche calcio di rigore battuto anche da Douglas Lewis, considerando che il rigorista titolare è Vlahovic, che non è esattamente un cecchino. Cioè Vlahovic secondo me vorrà fare una grande stagione, vorrà prendersi tutti i, secondo me anche le punizioni. Secondo me Vlahovic è più forte di punizioni che di rigore, ma vabbè. Però qualcuno l'ha sbagliato l'anno scorso e ha cominciato la stagione col Norimberga con un errore dal dischetto, poi ha segnato col Brest su rigore, questo va detto. Però qualche rigore calciato anche ad Douglas Lewis a me francamente non sorprenderebbe. Detto ciò, qua siamo di fronte a un ragazzo di una grande, grandissima qualità e secondo me fino ad ora è stato sottovalutato il suo acquisto. Cioè fino ad oggi, siccome è arrivato molto presto, è arrivato grazie a un'operazione in cui tra l'altro ha inserito due contropartite che sono due giovani che hai preso a zero quando erano ragazzini e che oggi ti aiuta. Ecco l'importanza anche del settore next gen è questo. Sfruttare questi ragazzi come contropartite tecniche, ve l'ho sempre detto, sarà utilissimo anche in futuro. Questo, io continuo a dire, questa è un'operazione da 10 in pagella. Cioè operazione geniale. Io non vedevo un'operazione così intelligente in casa Juventus veramente da tanti anni e non vedevo un calciatore così forte nel centrocampo della Juventus da tantissimi anni. Ed è per questo che secondo me il vero grande colpo di mercato fino ad oggi della Juventus è proprio del brasiliano Douglas Lewis.